Ma signora mia cara, devi sapere che in ogni carriera di artista c'è sempre un insuccesso. Magari piccolo così, ma l'insuccesso c'è. Rispetto a tanti altri che sono morti anche a 50 anni, a 40 anni, lui è sempre stato uno vinto, pronto sempre a giocarsi tutto. Rita, la figlia americana, era un, a rivederlo oggi, di ottimo livello. Era una bellissima commedia, commedia musicale, ma molto, molto bella. E c'è uno dei Totò più malinconici nella sua vita, che quella malinconia l'ha saputa interpretare molto bene. Bisogna avere forza, bisogna avere coraggio, insistere. Questo è il mio motto, insistere. Ai postumi, l'ardua sentenza. Dove è riuscito a mettere insieme in un film tre mondi diversi, quello dei rocks, quindi del beat, quello di Rita Pavone, che era la cantante popolare più in auge in quel momento lì, e quello del grandissimo Totò, che era un Totò yeye, in quel caso lì, un Totò beat, un Totò fuori ordinanza, un Totò capellone, che stava sullo stesso palcoscenico con Rita Pavone e con i rocks. Posso fare per te, mi sono innamorata. Vivarelli passava come un personaggio trasgressivo, un personaggio fuori dalle linee, così, no? Lui era un mio grande ammiratore, e poi il fatto che io ero la cantante preferita di Palmiro Togliatti. E allora tutto questo contribuì ad avere una fetta di intelligenza della sinistra che si occupava di me, e così forse fu anche quello che attirò Vivarelli. Rita! Eccomi! Basta!